Rita Savagnone, attrice di teatro, televisione e cinema, è tra le più importanti doppiatrici di tutti i tempi. Signora, quando lei entra nel mondo del doppiaggio, le sue colleghe dalle voci melodiose accentuano anche con la recitazione il desiderio di proporre la donna fatale. Forse solo Dia Cristiani si sottrae al vezzo del Birignao. Lei introduce una recitazione sobria e priva di enfasi, rinnovando il modo di fare doppiaggio. Rivolgendosi ai tanti visitatori del nostro sito, molto attenti alla storia del doppiaggio, cosa può dirci di questa prima particolarità del suo modo di doppiare? Ma a parte che lei ha citato una bravissima attrice, meravigliosa persona che era Dia Cristiani, ma parliamo però degli anni 50, 60, anni in cui operava questa attrice, quando io mi affacciavo decenne a questo mondo. È chiaro che la Cristiani, come la Simoneschi, come la Lattanzi, come la Morelli, Rina Morelli, la grande attrice di prosa, o Andreina Pagnani, altrettanto grande, erano tutte attrici che rispondevano a dei canoni di recitazione di allora. Lo stesso vale per gli, o valeva per gli attori maschi. È chiaro che, insomma, noi giovani avevamo già un modo di fare diverso, perché rispondevamo a un cinema più moderno. È evidente che per doppiare Rossella O'Hara in Via col Vento, la Simoneschi avrà adoperato un tipo di recitazione che era in voga anche nei teatri, oltre che in cinematografia, in quegli anni. È chiaro che questo, per esempio, ecco, una digressione, ma non tanto, è un problema che io fui costretta ad affrontare insieme al direttore di doppiaggio della serie. Quando si rieditarono negli anni, ma mi pare 80, i film di Greta Garbo, che erano film in bianco e nero, con degli attori col parrucchino, con un trucco così, insomma, come erano quei film, il sapore di quel film è anche molto bello, rivederli oggi è un godimento, tant'è vero che in questi giorni c'è un film meraviglioso che consiglio a tutti di vedere, che si chiama The Artist, che è un film in bianco e nero girato come si giravano i film, muto come si giravano i film nel 1930. E quindi come si poteva fare nel fare una riedizione di Greta Garbo a fare qualcosa di moderno nello stesso tempo, evitando di tradire tutta una tradizione, tutto un insieme che andava dal trucco al taglio delle inquadrature, alla grana della pellicola, agli stessi testi, i dialoghi che venivano fatti? Sarebbe stato troppo stridente farlo troppo moderno. Quindi bisognava rispettare certi canoni antichi. Precedentemente era stata doppiata da Tina Lattanzi e tutti si ricordano Maria Valesca è come la doppiava la Lattanzi. Sì, o le varie Vanna Karenina, che ne so, mille cose. E quella serie per la televisione comprendeva 7-8 di questi film, non li ricordo tutti, ma ricordo Maria Walewska, appunto, ricordo Anna Karenina, ricordo che altro c'era, insomma, Matari, che ne so, erano da, è inutile dire che erano film americani, quindi fatti col gusto degli americani, con la incultura degli americani, per cui Anna Karenina era diventata una banalissima storia di lui e lei e lui e lascia lei, mentre sappiamo che c'è ben altro, però insomma, quello passava il convento e si cercò di fare una cosa sobria con tutte le emozioni del caso, ma un pochino più moderna, tant'è vero che mi ricordo che ci fu una piccola polemica, perché su dei giornali, un giornale importante, un gruppo di ammiratori di Tina Lattanzi scrissero protestando perché io avevo dato una lettura, ma quello, le pellicole, non era stato uno sgarbo nei confronti di Tina Lattanzi, ma era perché la colonna sonora era rovinata, tant'è vero che ricordo che si fecero anche ex novo le musiche. Quindi comunque lei parla di modernità da me inserita. Io ho cominciato a fare il doppiaggio da ragazzina, quindi avevo 9 anni la prima volta che ho fatto la radio, devo dire, non il doppiaggio, trasmissioni per i ragazzi. E poi l'ambiente lo stesso, dissero, questa c'è una ragazzina brava, mi chiamarono al doppiaggio e da lì continuai, alternando le due cose, facendo di più il doppiaggio. Quindi, insomma, io come le mie colleghe portammo, poi c'era sempre un direttore di doppiaggio che comunque ti guidava, ti insegnava, o quantomeno ti diceva fai come fanno loro, perché il doppiaggio, non dimentichiamo, ok, soprattutto imitazione. Io sono anche un po' in polemica con i miei colleghi che a volte si sentono depositari di una forma
d'arte superiore. Insomma, il doppiaggio è come una bella traduzione di un libro, e per cui ci sono traduzioni migliori e traduzioni peggiori. È chiaro che se, non lo so, Cesare Pavese traduce Moby Dick, di Melville, sicuramente, sarà una traduzione migliore di un oscuro, onesto traduttore che viene pagato 7 lire dalla Mondadori, sappiamo che è anche quello. E quindi, insomma, è tutto un po' in caratura. Ci possono essere discorsi artistici e bellissimi doppiaggi in cui assolutamente non si tradisce l'originale, però, insomma, gli attori vanno ascoltati, non ne va fatta un'interpretazione propria. Ecco perché spesso gli attori di prosa, anche i più importanti e i più acclamati, quando fanno, adesso un po' meno, sono stati chiamati, con l'unica eccezione di Giancarlo Giannini, che è un dio e fa qualunque cosa fa, è meraviglioso sempre. Ma se no, spesso sono stati chiamati attori di prosa, anche famosi, dalla voce abbastanza inconfondibile, che non aderivano, alla faccia, perché bisogna aderire alla faccia e bisogna anche spersonalizzarsi, avere il coraggio di far questo. E nello stesso periodo anche nel comparto maschile dei doppiatori si va realizzando un rinnovamento operato da Giuseppe Rinaldi e Pino Locchi, che danno inizio alla demolizione appunto del vecchio modo di doppiare che gli storici etichettano con l'appellativo doppiaggese. Può dirci come lei si relazionava in sala di doppiaggio con Rinaldi, Locchi, ma soprattutto rispetto a Emilio Cigoli e Giulio Panicali, depositari del vecchio modo di Ma dunque, doppiare? prima di tutto l'innesto, diciamo, l'arrivo di Rinaldi, di Peppino Rinaldi e di Pino Locchi è stato molto precedente, perché anche lì non è civetteria femminile, ma statistica, date. Avevano cominciato questo lavoro 20 anni prima di me, entrambi, o quasi, insomma, uno 20, l'altro forse 15. Quindi quando io arrivai, in quel contesto che allora era la CDC, che era l'unica, sola e insostituibile, non c'erano altre associazioni, società, gruppi di doppiaggio, e loro erano, diciamo, gli attori giovani, quindi doppiavano attori fino ai 40 anni, 35, mentre gli altri c'erano appunto le voci classiche. E come ci si rapportava? Si andava a lavorare, non è che ci si ponesse troppi problemi, c'era una sorta di gerarchia che c'è anche in teatro, c'è il primo attore, la prima donna, l'attore giovane, l'attrice giovane, il caratterista, l'amorosa, sono dei ruoli e quelli sono in qualunque, da Chekhov alla serie televisiva dei ragazzini imbecilli. Più o meno è quella, e quindi venivano rispettate un po' queste cose. È chiaro che gli attori di Hollywood importanti erano patrimonio di attori come Cigoli, come Panicali, come il grande Gualtiero De Angelis, tutti grandi, non è che dico uno sì e gli altri no, che sono stati dei maestri incredibili. Io sinceramente ho imparato da tutti, ho imparato da loro, ho imparato dalle grandi Simoneschi, Calavetta, Cristiani. Io imparavo come una carta assorbente, è un po' tutti. E poi è chiaro che con Peppino, con Pino, con Cesare Barbetti, che io reputo eccezionale. Ecco, con Cesare abbiamo avuto un feeling incredibile, abbiamo doppiato delle cose sentendo un'emozione, perché ci sentivamo attori, non doppiatori. Ricordo proprio a proposito di Greta Garbo, Margherita Gautier, lui faceva, non so chi fosse l'attore, faceva Armando, beh, noi ci sentivamo sul palcoscenico, non ci sentivamo davanti a un leggio. E quindi Nando Gazzolo, voglio ricordare, Sergio Fantoni, tutti ottimi attori. All'inizio, al doppiaggio, arrivavano gli attori che facevano teatro, dai grandi protagonisti, perché pure Gino Cervi ha fatto doppiaggio, pure Paolo Stoppa, e come, ai caratteristi. Infatti, noi avevamo un parco La caratteristi compagnia incredibile. Ma teatrale sì, in sala. attori eccezionali, attori che poi, per comodità, trovandosi a Roma, si faceva solo a Roma, adesso si fa un po' dappertutto, e magari non avevano scritture oppure volevano stare a casa, che ne so. Insomma, si creò questo gruppo, ma venivano tutti dal teatro, in caratura, a vari livelli, quindi erano attori completi. Solo in un secondo tempo sono arrivate appunto le nuove leve che
si sono dedicate esclusivamente al doppiaggio e molti di loro, molti miei colleghi, molte mie colleghe, non hanno mai messo il piede su un palcoscenico, o quando l'hanno fatto è stato un disastro, perché è chiaro che il rapporto è diverso. Io l'ho fatto ancora giovane, ci avrò avuto una trentina d'anni, perché ero in piena crisi di identità, pur avendo dal doppiaggio il massimo che potevo avere da ogni punto di vista. Però mi sentivo un'attrice incompleta, cioè volevo verificare se ero un'attrice o no, o ero solo una doppiatrice. E continuo a farlo tuttora, e quindi una volta verificatolo, va benissimo, cioè a me il doppiaggio piace, lo faccio volentieri, chiaramente adesso lo faccio molto meno perché sono anziana, quindi ci sono anche meno parti e quindi lo faccio meno, però... E da lei, che fin dalla sua discesa in sala si avverte che è l'erede delle grandi doppiatrici del passato, vorremmo un ricordo di alcuni doppiatori straordinari e mai ricordati abbastanza. Mario Besesti, ancora moderno quando si riascolta oggi, Giorgio Capecchi, Bruno Persa, Dia Cristiani, ne parlavamo prima, Rosetta Calavetta e Lidia Simoneschi. Beh, ricordi... Mi piglia a tradimento questa domanda, perché mi fa commuovere. Sì. Specialmente alcuni di loro, per esempio Bruno Persa era una persona eccezionale, un attore bravissimo, un uomo colto, e nonostante un po' di disparità di anni eravamo proprio molto amici. Besesti era proprio un grande attore, Besesti quando faceva Charles Lawton era eccezionale, questi erano un po' anziani, quindi io... Era un po' intimo, non è che avessi un po' di timore riverenziale. C'era, mi ricorda Milcare Bettinelli, che fu anche il nostro presidente, che faceva tutti gli attori anziani, bravissimi. Vinicio Sofia, grande caratterista, lo vediamo in 100.000 film, bravissimi. La Calavetta, che fra l'altro aveva un rapporto molto particolare di affetto con me, perché lei da giovane cantava, cioè io l'ho conosciuta, lei ci aveva avuto 40 anni, faccia conto. E lei aveva fatto, non so se avesse fatto la cantante professionista, comunque aveva studiato canto, e aveva studiato canto con mio padre in un certo periodo, mi pare subito dopo la guerra. Mio padre era musicista, compositore e direttore d'orchestra, però insomma ogni tanto dava anche lezioni di canto per sbarcare il lunario, che in quegli anni era difficile da portare a casa. E la Calavetta, insomma, ricordo che mio padre mi disse: io ho studiato canto, non so se ebbero pure un piccolo amoretto, per cui lei era molto carina, come mi piaceva molto la Simoneschi, era una simpaticona, una compagna, la persona più semplice, più carina. Pensare che era questa grande diva, la più affettuosa, veramente persone adorabili. Cigoli faceva un po' paura, però a me voleva bene, mi stimava. Mi ricordo che il primo doppiaggio importante che io feci con la CDC, avevo già lavorato in altre società, e era partita la Maria Pia Di Meo, che era andata in compagnia, e c'era un po' un vuoto. Allora Giulio Panicali, altro eccelso, si arrabbiò e disse a un'attrice caratterista molto brava che faceva la radio, che si chiamava Wanda Tettoni, disse: ma tu che conosci tanta gente, non c'è una ragazza brava? Così l'aveva presa come un'offesa personale il fatto che Maria Pia, poveraccia, fosse andata a fare teatro, perché poi questi erano così. E lei, questa signora, la Tettoni, disse, altra voce inconfondibile che avrete sicuramente sentito o citato, e disse: ma c'è una, la sorella della Savagnone, che era mia sorella più grande, Daddy, che faceva la radio al Teatro Comico Musicale per tanti anni e che mi aveva lei introdotto in questo ambiente. Insomma, mi consigliò. Panicali, senza saperne leggere né scrivere, mi fece chiamare, secondo me proprio a schiatto. E per me, quando mi dissero di questi turni in un film americano, era un film con Clark Gable, che si chiamava Un re per quattro regine, e c'erano Eleanor Parker, tutti grandi attrici americani, e una un po' più giovane, non mi ricordo come si chiamava, e io ero terrorizzata. Arrivo alla Fonoroma, il primo turno di doppiaggio, e trovo i calibri di Emilio Cigoli, protagonista, Lidia Simoneschi, Rosetta Calavetta e Andreina Pagnani. I padri del doppiaggio italiano. No, io volevo morire. Tremavo come una foglia. E io facevo questa guerra. Appena arrivò l'anello con cui dovevo cominciare, non mi ricordo cosa fosse, Cigoli andò in cabina. E poi io chiesi dopo al... Dirigeva Panicali, che mi disse: sì, va bene, fai un po' più, di resto, evidentemente andai bene. Poi io andai in cabina e chiesi al fonico, che era, conoscevo bene, un vecchio amico, e dissi:
Ma che ha detto? Dice, ha detto, la voce è molto bella di questa ragazza, è molto bella, funziona bene, avrà un grande avvenire. Pensi un po'. E comunque, cioè, erano dei premonizioni. mostri sacri, Panicali era tremendo, poi erano persone pure un po', cioè oggi Sui non ci sono, generis. molto irascibili erano, si arrabbiavano sempre. E uno dei ruoli, dei primi ruoli importanti al doppiaggio è quello per Federico Fellini in Il Bidone, prestando la voce a Lorella De Luca. Sì. Quali erano le peculiarità umane e artistiche di un grande regista come Federico Ma Fellini? lui era meraviglioso, siamo stati amiconi per tutta la vita. Amiconi, ci si vedeva solo al doppiaggio, qualche volta al ristorante. Una persona estremamente semplice, a volte un po' impaziente, a me mi chiamava Ritina, mi chiamava Ritona, mi voleva bene e si lavorava magnificamente. Io con tutto il cinema italiano anzi, io ho lavorato più per il cinema italiano che per il cinema americano, con tutti i grandi registi che certamente mi hanno insegnato qualcosa. E infatti nella sua lunga carriera lei ha doppiato diverse attrici italiane, come Claudia Cardinale e Sofia Loren, giusto per citarne due delle più importanti. Alla fine degli anni 60 i doppiatori conducono la battaglia voce-volto. In questa tardiva rivendicazione, lei che posizione ha assunto? Ma naturalmente, io, siccome sono una passionaria, ho preso contro il mio stesso interesse, perché allora negli anni 60 ancora non facevo altre cose, magari un po' di radio, ho sposato subito questa idea sacrosanta, cioè ma questi fanno gli attori e devono recitare con la loro voce. Se te, Stefania Sandrelli, c'hai l'accento viareggino, ma perché devo venire io a toglierti le castagne dal fuoco? Ti prendono un coach, come si fa per gli sportivi, un maestro, un allenatore, oppure tu, regista, grande regista, le insegni e la fai parlare, oppure te la tieni così. Voce, volto. Non ha senso, io mi sentissi dire continuamente, dice, sai, quando giravo io pensavo che me la doppiavi te. Questo fu anche cagione di molte grosse liti che io ebbi con parecchi registi, una delle quali con il mio carissimo amico Mauro Bolognini, che ricordo sempre con affetto e con grande ammirazione, era un uomo di grande cultura, raffinatezza, intelligenza. Io ho doppiato 10, forse tutti i suoi film, e ogni volta mi diceva, sai, Rita, pensavo a te, ma no, pensavo, ma perché non mi chiami a me? Dice no, e poi chi mi doppia? Ma che, cioè, discorsi assurdi. Però effettivamente, se ci fosse stata più cura, sarebbe stato meglio. Poi purtroppo questa coscienza, diciamo così, è venuta dopo, è venuta più in là. All'inizio io mi sono rifiutata tante volte di fare, ho litigato anche lì con Damiano Damiani, altro mio ottimo amico, perché voleva che gli doppiassi Mariangela Melato, con la quale poi in seguito avrei lavorato in teatro, mia carissima amica, grandissima attrice, che poveraccia era stata chiamata per fare un film in cui doveva fare una vedova di mafia siciliana, bruna e nera. Lei dice, io sono milanese e si sente, bionda, con gli occhi azzurri, ma perché mi devono mettere le lenti a contatto neri, la parrucca nera, le sopracciglia finte così e devo parlare un dialetto che non so? Allora lui voleva, io gli dissi no, allora o tu ti tieni la Melato oppure chiami un'altra attrice, non devi chiamare a me, chiama un'attrice. Gianmaria Volonté, che era un grande attore, parlava tutti i dialetti, tutti, e li parlava bene perché studiava, e allora basta studiare. Assolutamente. Il doppiaggio che lei offre in C'era una volta il West, prestando la sua voce dalla dizione perfetta, calda e sensuale, una Claudia Cardinale al top della sua avvenenza, è da brividi. Oggi è di moda, ne parlavamo prima, ridoppiare i film. Cosa sarebbe quel capolavoro, tale anche per il suo contributo, se malauguratamente dovesse subire l'onta del ridoppiaggio? No, insomma, mi sembrano paroloni questi, l'onta del ridoppiaggio. Sono stronzate, mi consente il termine, perché vengono malissimo il più delle volte, proprio perché perdono quel sapore, perché non c'è più tanta gente brava. Ma insomma, parlare di onta, cosa farei? Me ne fregherei tutto sommato. La cosa più grave sarebbe che la Cardinale si doppiasse da sola, perché lì è proprio la tragedia, perché lei è insentibile sempre. E a tal proposito, su questo film, il professor Gerardo Di Cola ha scritto nel suo libro Le voci del tempo perduto che lei ha recitato ben 500 volte la battuta composta da una sola parola, stazione, in C'era una Sì, volta il West. sì, Ma qualcuno lo ha messo tragedia. in dubbio dicendo che è una leggenda metropolitana. Allora, È può vero, ricordare quella giornata trascorsa certo. a trovare l'intonazione giusta, seguita dallo stesso Sergio Leone e dal direttore doppiaggio Lauro E Gazzoni? questa cosa l'ho raccontata io al professore.
Quindi Volevamo una sua non racconto testimonianza. bene. La testimonianza è Sembra che quasi impossibile pensare che uno stesse sembra ascoltando. impossibile oggi, ma è accaduto non solo a me, ma anche ad altri attori. È accaduto a Pino Locchi con Bolognini e se si sente altri colleghi, a Massimo Dursi, possono raccontare vicende analoghe. La verità era che in quel periodo c'erano molti soldi. In Italia si giravano tanti film, 350-380 film all'anno contro gli scarsi 50 di adesso. Il doppiaggio veniva considerato, non c'era la presa diretta perché c'erano rumori, non era stata perfezionata, si doveva doppiare sempre. Chiamavano attori stranieri che dovevano essere doppiati in italiano, i cosiddetti belli o cani, tipo, insomma, non voglio fare nomi, ma non sapevano recitare, magari erano belli ai tanti, non sapevano. Quindi il doppiaggio era una condizio sine qua non alla quale veniva data tutta l'importanza che meritava. Si andava in doppiaggio quando c'erano film italiani, facevamo tutti così perché sapevamo che avremmo guadagnato di più, perché in effetti si pagava il 50% di più addirittura il turno di doppiaggio. E poi si sapeva che con i registi italiani un film poteva durare anche 50 turni, so, con Visconti 280, non lo so, cose di questo genere. Quindi non era solo Leone. Leone aveva fatto successo con i suoi primi film, era diventato un maestro, per cui la produzione gli accordava, se Leone diceva voglio che quattro macchinisti mi vadano a prendere la luna, gli davano quattro macchinisti per un'impresa impossibile. Si figuri che cos'erano per loro i turni di doppiaggio, briciole. Quindi non è affatto strano. In più erano a volte capricciosi, si impuntavano così. E allora quella volta la cosa era questa: la protagonista del film vedeva, c'era tutta una storia di terreni abusivi o non abusivi che dovevano essere venduti, nei quali doveva passare una certa ferrovia e quindi si sarebbero rivalutati, si sarebbero alzati di prezzo, facendo guadagnare un sacco di soldi a chi li aveva comprati, dei lestofanti, mi pare di ricordare. E a un certo punto la cardinale che faceva una poco di buono, una prostituta, che non mi ricordo a che titolo stesse lì, guardando una specie di giocattolo di bambini, cioè un modellino, proprio un modellino in legno di una stazione ferroviaria, con addirittura la piccola porticina con l'insegna basculante, lei la tocca, su questa insegna c'era scritto Station, faceva così e diceva Stazione. E da lì le si chiariva tutto, stazione, ecco perché hanno fatto passare di qua i treni, i binari, perché qui c'è la stazione, e capiva tutto Il senso l'impiccio del che film. c'era dietro. Questa battuta, composta di una sola parola, lei aveva detto station e io dovevo dire stazione. Naturalmente la dico, stazione, ah bene bene, facciamone un'altra, si diceva sempre così, anche se andava bene, per sicurezza, facciamo una seconda, facciamo la terza, sì va bene, però aspetta, vorrei che mettessi un po' più di, sì, senz'altro, sì, ma va bene, ma aspetta, mettici un pochino più di dubbio, 5, 6, 10, 20 volte, chiari la 20ª volta, io non ne potevo più, e poi dico, ma che devo fare, sto qua, il turno durava 3 ore, anzi forse 3 ore e mezza all'ora, e si andò avanti. Tutto il tempo la facemmo, se non 500, 412 o 522, non mi ricordo, naturalmente fu scelta la terza, mi pare. Alla ricerca della Ma perfezione. sì, ma assurdo. E un altro suo capolavoro al doppiaggio è quello su Liza Minnelli in Cabaret, diretta da Giuseppe Rinaldi. Per l'occasione sfodera una recitazione più leggera e ironica, come il personaggio richiede. Lei passa quindi con estrema disinvoltura dalla cardinale, tutta trattenuta dalla sua prorompente bellezza, alla frivola e spumeggiante Minnelli. Tanti sostengono che è solo tecnica. Lei cosa può dirci in proposito? Chi è che sostiene che è solo tecnica? Che vuol dire? Chi lo sostiene è un incompetente. Certo che c'è la tecnica serve agli attori. C'è solo da dire che gli attori fanno questo e quello, almeno i bravi attori. Se io sono una brava attrice faccio Ecuba, alla mia età, magari quando ero giovane facevo Andromaca, faccio Elettra, ma faccio anche le cose leggere, comiche. Quindi come faceva Gassman, come fanno i bravi attori. Quindi chi lo dice? Dice ciò che Sapersi suole. cimentare in qualsiasi ruolo. Di Rinaldi lei ha detto che è stato il doppiatore più grande e più magico. Che ricordo ha di Giuseppe Rinaldi come doppiatore e come direttore del doppiaggio? Ma sì, come direttore di doppiaggio, a parte che fu molto carino a chiamarmi in questa cosa, ancora nessuno conosceva la Minnelli, lui mi mise in distribuzione, gliene sarò sempre grata.
Gli volevo molto bene a Peppino, è stata una grande perdita. Posso dire che Rinaldi era, ecco, l'esempio di una particolarità. Lui as non ascoltava quasi mai l'originale, eppure riusciva ad aderire agli attori a cui dava la voce in un modo incredibile. Tante volte io ho lavorato con lui, io ho sempre l'abitudine di ascoltare molto il sonoro, tecnica che per esempio usava anche Cesare Barbetti, che era molto attento come me, noi ascoltavamo molto. Peppino ascoltava poco, ma quando incideva, ma era un dio. Guardi, un episodio voglio raccontarle. Io anni fa abitavo in una grande casa in Umbria, ero andata via, avevo lasciato il doppiaggio e facevo un altro genere di vita. E certe volte, girando per casa, magari c'era la televisione accesa giù e io giravo in cucina o al piano di sopra e sentivo la voce di Peppino. Ebbene, io riconoscevo l'attore dalla voce di Nacho. Questo è Jack Lemmon. Magari mio marito diceva: beh, sì, effettivamente è, non so, la grande corsa. Oppure dicevo: questo è Paul Newman, perché era Paul Newman. Questo è tutti i suoi attori. Era incredibile. Grande, Peppino era un genio, eh. E veramente lui è stato definito il più grande doppiatore italiano e forse proprio per questa sua aderenza riusciva a creare delle differenze da Peter Sellers Ecco, Peter a Sellers, Marlon Brando, come veramente non sembrava la Marlon stessa Brando, voce. insomma, non si può citarli tutti. Ritornando un attimo sul fronte italiano, lei appunto ci accennava che ha lavorato con tanti registi italiani. Vorremmo qui ricordarne uno in particolare, Pierpaolo Pasolini, che per la sua Medea lei doppiò Maria Callas. Cosa ricorda di questa esperienza? Ah, ricordo tutto, minuto per minuto, perché fu una cosa meravigliosa, non l'ho mai dimenticato e sarò sempre felice di questo ricordo così importante che tengo nel cuore. Io venni chiamata per fare un provino. Non conoscevo Pasolini se non attraverso le sue opere, attraverso la sua poesia soprattutto, i suoi libri, ma non lo conoscevo personalmente. Venne chiamata e feci questo provino e quando vidi e capii, mi dissero che era la Callas e io dissi: ma forse sono un po' giovane, forse, cioè, come fa? Mi sentii un po' così. Calcoli che poi io vengo da una famiglia di musicisti, mio padre era musicista, per cui il mondo della lirica io ci sono nata e ci ho vissuto. Per cui la Callas ero veramente emozionata e frastornata. Comunque feci questo provino con questo gentile signore che non mi disse assolutamente niente. Pasolini, proprio buongiorno, buonasera, piacere, molto timido, molto gentile, non è che mi dette delle direttive, quindi io andai un po' così e dopo pochi giorni mi dissero che il provino era andato bene e che avrei fatto questo personaggio. E io andai e feci questo personaggio con, non è che parlasse moltissimo, però insomma parlava con un Pasolini che non mi diceva assolutamente niente, niente. Tant'è vero che certe volte restavo, guardavo l'assistente e dico: ma andrà bene? Poi andavo in cabina e dico: senta Massimo, no, va bene. Ah, ecco, ma però prima di cominciare il doppiaggio, questa è la cosa importante, lui volle che io vedessi il film. La Callas si era doppiata, aveva fatto la sua parte, perché era impensabile che la Callas fosse privata della sua stessa voce. È proprio una contraddizione in termini. E aveva lavorato tantissimo, una settimana ci avevano messo a fare quel doppiaggio e allora lui volle che io vedessi il film con lei. Beh, poche volte io ho voluto sprofondare come in quell'occasione, perché in una saletta di doppiaggio alla Safa Palatino, Pasolini qua, io qua, la signora Callas qua, di cui percepivo l'ostilità in maniera quasi fisica, ma non per me che manco sapeva chi ero, ma per la figura che io rappresentavo, cioè l'usurpatrice, perché poi lei in quegli anni aveva avuto una storia e un grande amore per Pasolini, un amore insomma diciamo un po' complesso per tante ragioni e aveva si rimetteva in gioco, visto che era un po' alla fine della sua carriera come cantante, con questo lavoro, per cui venire orbata, derubata della sua vocalità era per lei uno smacco incredibile. Fra l'altro io sentii questa cosa e mi sembrò meravigliosa, perché lei era bravissima, aveva un accento, come posso dire, un accento esotico, qualcosa che venisse da lontano, come da lontano viene il mito di Medea. Per
Per cui dentro di me dicevo, ma perché la doppia? Ma la rovina, è meravigliosa. E invece lui ogni tanto diceva, lo senti Maria, scavalcando me, no? Senti Maria, non vai bene qui, non è giusto questo, no no. E lei, non mi ricordo, io mi ricordo che furono le 2 ore più spaventose della mia vita. Poi appunto cominciamo il doppiaggio, andò benissimo, io persi la voce a un certo punto per una cosa molto drammatica, anche perché dovevo tenere una voce molto scura, c'era una scena, si fermarono, mi aspettarono una settimana, ripresi, e poi finì così. Poi lo rincontrai, lui fu tanto affettuoso, carino, e io gli dissi che una sera in un momento di sconforto gli avevo scritto una lettera, una lettera che non gli avevo mai spedito, che era una lettera, non ricordo, ma probabilmente di ammirazione, di amore in un certo senso, come si può amare una persona così, così meravigliosa, così importante, così geniale come era lui. E lui si dispiacque molto e mi disse, no, non doveva fare così, lei mi doveva mandare quella lettera. Ecco, vede, lei adesso mi ha tolto qualcosa, perché io dovevo avere la sua lettera. E lei me l'ha tolta non mandandomela. Queste cose, questi istinti vanno seguiti. Quello che si vuol fare col cuore si deve fare. Non lo dimenticherò mai. Un ritorno alla musica, dalla musica di suo padre alla grande musica di Maria Callas. È sempre difficile in Italia scalfire le icone, ma la realtà è che anche Sofia Loren è stata doppiata, soprattutto da Lidia Simoneschi e da lei. Lei la doppia in Lady L, Judith, Operazione Crossbow, Arabesque, La Contessa di Hong Kong, Cassandra Crossing, Obiettivo Brass, L'Uomo della Mancia. Escludendo la motivazione che vuole la Loren impossibilitata a rientrare in Italia per le note vicende matrimoniali, può dirci i motivi reali per i quali appunto Sofia Loren veniva doppiata? Sì. Anche la possibilità di rispondere no comment. No, no, perché devo dire no comment? Io rispondo almeno sulla base di ciò che so. E ciò che so è questo, che Sofia Loren non è una cretina. È una donna intelligente, lo è sempre stata. O quantomeno è stata circondata da dei consiglieri intelligenti. Per cui la Loren, che ha un accento pozzolano e quella sua verità che la fa essere la grande attrice che è in un contesto di film italiani, conserva le sue espressioni, le sue lacrime, la sua emozionalità, la sua interpretazione, parlando benissimo in inglese, ma lo perde nel doppiaggio italiano. Per cui se lei, è la nostra Sofia, è grande. Quando è un personaggio in un contesto in costume europeo o altro, insieme agli attori del doppiaggio che sono, per quanto bravi, per forza di cose un po' asettici, stonava molto. Si racconta l'episodio di... lei fece un film, si chiamava La caduta dell'impero romano, con grandi attori, c'era Alec Guinness e altri, pezzi da 90, e lei faceva, era imitata, perché faceva Livio. A un certo punto dice, mio padre è andato in Cappadocia, mio fratello è andato in Samotracia, Livio, l'impero crolla. Questa è rimasta storia, ora io non voglio sembrare cattiva. Quella fu l'unica volta in cui credo lei si sia doppiata, e preferiva farsi doppiare da chi poteva farlo, e la feci quasi sempre io. Ci fu un episodio particolare di un film molto bello, a mio avviso, di Francesco Rosi, che è Francesco Rosi, che si chiamava C'era una volta, una favola antica, bellissima, una specie di Armata Brancaleone ante litteram e meno comico, con Omar Sharif, di Francesco Rosi appunto, e lì la Loren veramente era, non stava bene, forse aveva avuto dei problemi con una gravidanza, non mi ricordo bene. Non è che lei non poteva venire in Italia per le barre, lei non voleva farsi doppiare, lei non voleva doppiarsi perché sapevano che era un po', strideva la sua vocalità, la sua interpretazione. Invece quella volta avrebbe naturalmente dovuto essere lei, era in dialetto il film, in lingua diciamo napoletana, fra l'altro antica, bellissima, e non poteva venire. Allora parte della colonna, diciamo una buona metà, forse anche più della colonna originale, si poteva salvare, però c'erano anche altre parti con frusci, errori, poi Sharif parlava, recitava in inglese, fu doppiato da Rinaldi, per cui Francesco Rosi chiamò me per farla e io gli dissi, guarda Francesco, io non sono napoletana, io, i miei dialetti sono il siciliano e il romano, gli altri più o meno li parlo tutti, ma lui disse preferisco
lavorare con te, che sei appunto, diciamo, cera vergine, piuttosto che attrici napoletane, ce n'erano tante di nome che magari mettono un po' troppo. Mi ricordo che lì veramente ci chiudemmo una settimana alla Sala Palatino e ci fu insomma un gran lavoro. E alla fine, onestamente, quando poi vidi il film, non si riconosceva veramente quando era lei e quando ero io. Tante, l'ho visto di recente e onestamente ho detto: ma a me mi sembra sempre lei. Forse lei poi, quando è stata bene, ha rifatto la sua edizione, questo non lo so. Quindi ecco, ritorna il discorso della massima aderenza che un doppiatore deve seguire all'originale, in questo caso dopo l'esperienza, diciamo, dialettale di Divorzio all'italiana, quindi in caso di Sicilia, e in questo caso un napoletano, ma un grande attore deve sapersi cimentare con tutti i ruoli, anche con Infatti, tutte le sfumature io ho parlato dell'italiano, tutti i dialetti recitando, assolutamente. tranne credo il piemontese e il sardo, quelli mi mancano. Un altro fenomeno degli ultimi anni è di chiamare personalità famose e talent per doppiare personaggi di grande richiamo. Cosa pensa di tali personaggi che pretendono grossi compensi e tolgono lavoro ai doppiatori professionisti? Penso che se funzionano, funzionano. Il guaio è che non funzionano quasi mai. Io ho sentito ultimamente delle cose, veramente. Seguo poco queste cose perché quel genere di film, adesso che i miei nipoti sono grandi, non li sento e non mi interessano proprio, però non sono capaci. Alcuni non so, altri sono grandissimi, ma alcuni no. Quindi, insomma, tolgono lavoro. È una moda su quelle stupidaggini, insomma. La critica cinematografica non si cura del doppiaggio e quando si spinge a parlarne si esprime quasi sempre in termini negativi. Secondo lei l'abbassamento della qualità del doppiaggio oggi è imputabile anche al disinteresse della critica verso questo settore? No, no, il disinteresse della critica c'è sempre stato. La critica il doppiaggio non l'ha mai considerato ed è diventato anche una specie di moda, è un po' snob, quindi con l'accezione deleteria che questa parola reca con sé, è considerato un po' un lavoro così, un doppiaggio. Balle, il doppiaggio a volte può essere bellissimo, e può, anche se, per carità, faccio salvo il discorso che anche a me piace sentire John Gielgud, ma John Gielgud, senti Mel Gibson come recita, insomma, onestamente, facciamo delle differenze di calibro. E sa che cosa ha nuociuto? Ha nuociuto la televisione, come al solito, a cui diamo tante colpe, gliele diamo perché ce le ha tutte, perché negli anni 80 la televisione e i canali che sono arrivati hanno riversato nelle nostre case fiumi di filmati, ore, giorni, secoli, millenni di televisione e di fiction. Che cosa è accaduto? Che l'offerta superava, insomma, la gente non bastava più. Quando sono arrivate le telenovelas, specialmente perché fossero state cose belle, adesso ci sono serie belle, c'è Lost, c'è Desperate, ci sono mille cose, ma allora c'erano tutte le orrende serie, le telenovelas brasiliane, peruviane, argentine, boliviane, colombiane, delle cose oscene, parlatissime, e serviva gente. E che cosa accadde? Non dall'oggi al domani, ma nel giro di un paio d'anni, negli anni 80, 82, 83, che persone alle quali io personalmente non avrei affidato il ruolo del quarto alabardiere che dice: "Ehi, chi va là?", facendo il direttore di doppiaggio, si sono trovate improvvisamente a fare dei protagonisti. E siamo diventati tanti, 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 perché tanto era il lavoro. Negli anni il lavoro, le telenovelas sono scomparse. Il lavoro è come quando uno guadagna bene e si compra una villa, poi c'ha più soldi per mantenerla, non può più pagare il mutuo. E così è successo, però quei personaggi erano stati creati e rivendicavano il loro diritto al lavoro. Questo ha fatto sì che purtroppo si imbastardisse tutto, Un anche la abbassamento dello qualità, un standard. abbassamento totale. Oggi sono tutti molto bravi con la tecnica, perché per carità imparano tutti, basta vedere i ragazzini che cose sono, ma spesso e volentieri non c'è un pensiero dietro quella tecnica. Io ormai non faccio quasi più direzione di doppiaggio, ma quando lo faccio sono veramente avvilita, perché trovo della gente che non capisce le parole che pronuncia. Manca forse l'anima, che il sentimento, la Ma passione sì, che insomma, forse si sì, manca metteva l'anima. prima. C'è solo il desiderio di fare tanti turni per guadagnare tanti soldi. Per carità, ognuno di noi ci ha vissuto, ci ha campato con questo lavoro, però c'era anche la consapevolezza di fare un lavoro di una certa
di un certo peso. E lei, appunto, lo diceva prima, è anche direttrice del doppiaggio e dialoghista e ha curato alcuni titoli memorabili. Vorremmo qui approfondirne solo due. Il primo, Blues Brothers, per quanto riguarda il cinema, come si è cimentata con questo lavoro nella scelta del cast e nella direzione del doppiaggio? Ah, Blues Brothers veramente è un ricordo, sono lieta che mi abbia chiesto, mi abbia parlato di questo. Tra l'altro lo vedo spesso in televisione, lo passano continuamente. E lì, ecco, io feci una scelta controcorrente perché, per esempio, Belushi, essendo un ragazzo un po' di corporatura forte, non si sa perché ai grassi viene sempre dato un vocione. Infatti in un film che aveva fatto precedentemente era stato doppiato da un vocione tremendo. Invece io pensai di dargli una voce giovane, perché lui fra l'altro era giovane, e spiritosa come quella di Massimo Giuliani, e l'altro Piero Tiberi, altro bravissimo, che stava. Quindi la scelta fu vincente. E poi mi potei avvalere di un sacco di attori eccezionali, a cominciare, che ne so, Manlio De Angelis, che faceva stupendo, ancora glielo dico ogni volta che lo vedo, t'ho sempre amato, che faceva il nazista, o Glauco Onorato, non lo so. Io stessa dovetti fare una cosa perché avevo chiamato un'altra attrice e che però non potete venire, e feci Aretha Franklin e poi tanti altri. E quello, bei dialoghi, bel film, mi divertì moltissimo. E sul fronte dei telefilm, lei ha anche diretto le prime stagioni di Saranno Famosi, una serie, sì, che poi è diventata com'era carina. E come si è regolata qui invece per la distribuzione dei ruoli su più episodi, quindi non su un singolo? Sì, sì, furono tanti. Mi regolai a seconda della mia scelta, perché insomma è un criterio di scelta: chiami chi stimi di più, chi ti piace di più, chi ritieni più adatto in quel ruolo. E certo, nessuno è infallibile, per cui puoi anche commettere degli errori, ma in quel caso non credo ne furono commessi, perché i protagonisti erano poi sempre, c'era Chevalier, c'era sempre Giuliani, mi pare, c'era Tiberi che faceva Leroy, c'era Paila Pavese che faceva l'insegnante di danza, Debbie Allen, c'era Vittoria Febi che faceva l'altra insegnante, c'era Sergio Graziani e poi Sergio Tedesco che facevano il preside, e poi tutti i ragazzi, un sacco, tutti bravi. Un grande cast. E passando adesso sul fronte da attrice, cosa pensa e come si comporta quando in televisione le capita di recitare con giovani attori che non hanno seguito corsi di recitazione e di dizione e non hanno frequentato le sale di doppiaggio? Ma perché? Chi l'ha seguito i corsi? Secondo lei io ho seguito un corso di recitazione e di dizione? No, ma la scuola è stata a farlo. Il palcoscenico è la scuola migliore, ovviamente. Ma il palcoscenico, ci sono arrivata a 30 anni, sa? Certo, io ho, sì, imparato, sì, facendo il doppiaggio e la radio, però... Ahimè, i giovani di oggi non hanno... Ah, non lo so, i giovani di oggi sono molto presuntuosi, però io non voglio fare la vecchia, i miei nipoti mi amano perché non rompo le balle dicendo ai miei tempi. Però purtroppo in certi casi bisogna dirlo, magari lo diranno anche loro quando diventeranno grandi, quelli che adesso hanno 20 anni. Tu vedi oggi dei ragazzini che vengono, manco gli puoi dare un suggerimento, perché è come se sapessero già tutto. Ci sono dei talenti veri. In televisione è uscito un trafiletto tempo fa, io, di una grande giornalista che è Natalia Aspesi, e io lo tengo nel mio portafogli, non l'ho qui sotto mano, cito a memoria, che parlava, uno di quei piccoli trafiletti su Repubblica, parlava dell'assoluta incomprensione e sporcatura di tanti attori di queste famose fiction, e per una volta strano un giornalista che diceva: ma perché non imparano con tanti dai nostri bravissimi doppiatori che sanno come si recita, che questi qui fanno schifo? E effettivamente a volte parla, ma dilla questa cosa, se non la sai dire prima di andare in onda, ripetiti la parte. Non c'è, dico, uno che deve fare un salto, si allena per saltare. Se tu non sai dire depredano, mi è rimasta impressa questa cosa, posso dire rubano? No, devi dire depredano. Perché devi dire rubano? Perché depredano non lo so dire. Dillo 10 volte, fai così, guarda, depredano, non lo fanno mai. Cioè non studiano, non studia più nessuno, manca scuola, c'è un analfabetismo di ritorno in tutto, anche nel teatro, anche nella televisione. In tempi più recenti il grande pubblico l'ha ammirata sul piccolo schermo nella serie Cesaroni, di grande successo. Com'è stato condividere il set con suo figlio Claudio? Ma non l'ho ancora capito dopo 5 anni, me lo domando.
Com'è stato? Adesso io proprio lo considero un attore, uno del cast, un simpatico collega e basta. Faccio in modo che sentimenti e rapporti familiari non c'entrino affatto. Il primo anno ero un pochino emozionata, confesso, e probabilmente anche lui stava come sempre un po' a sorvegliare quello che io facevo e io mi sentivo un po' di ma che mi guardi, insomma. Però è stata una cosa di pochissimo e no, niente, un compagno di lavoro. Ma guai se così non fosse. Ancora un salto nel futuro, sua nipote Alessia è ormai una doppiatrice premiata e di successo. Qual è l'insegnamento o il consiglio migliore che sente di averle dato? Che domanda carina. No, non lo so, la musica forse? Sì, perché la musica c'entra sempre. La musica è nel ritmo che noi mettiamo nella battuta, anche se nel doppiaggio siamo legati a una traccia preesistente, al cambiare tanti toni, ad essere più alti, più bassi, a scendere, ad operare la nostra vocalità come se fosse una tastiera di un pianoforte. La voce non può coprire le 5 ottave di un pianoforte, però due sì. E allora quest'uso di voce è importante. Ma personalmente non ho insegnato niente a Alessia, tutto quello che fa lo fa per la sua grande musicalità e sensibilità e intelligenza. E poi, insomma, diciamo, è figlia d'arte. Signora, noi la ringraziamo per l'opportunità e per averci concesso di conoscere da dentro la sua carriera, i suoi ricordi, le sue emozioni, i suoi insegnamenti che speriamo il nostro pubblico riuscirà a trarre da questo contributo. E proprio ai tanti visitatori del nostro sito, ilmondodedoppiatori.it, l'enciclopedia del doppiaggio, chiediamo di mandare un saluto. E cosa devo dire? Se siete così interessati a questo lavoro, coltivate questo interesse, ricordatevi che esiste questo oscuro mondo, in fondo ancora oscuro, e riflettete, ascoltate e cercate di sentire la musica, quando c'è, perché se non c'è, che sentite?